Ciao, ti chiedo la parte numero 39 del let's play di Hollow Knight. Allora, la parte scorsa aveva fatto tante cose, tra cui scoprire che la banchiera ci aveva derubato, era scappata tutti i nostri soldi, ma come intuivo, naturalmente c'è un modo per recuperarli. Che ho scoperto cercando su internet, non c'avevo voglia di esplorare. C'era una porta in cui non siamo mai entrati, in cui noi potevamo in realtà entrare da sempre. Però non l'ho mai vista, quindi non sono mai entrato. Intanto combatto questo perché devo recuperare un po' la mano, perché è davvero tanto tempo che non gioco. Allora, se non sbaglio, una di queste porte dovrei averla contrassegnata dal bollino arancione. Dovrebbe essere questa, dovrebbe essere. Forse non era questa. Forse non era. Comunque era una di queste. Una di queste porte dovrebbe avere un passaggio. Forse questa. Chiave semplice. Ok, questa probabilmente. La cantrice Marissa. Una voce in grado di liberare da ogni angoscia e dare pace alle menti turbate. Adesso sono curioso di vedere cosa c'è sotto. Madonna, quanto è alto. Diario del viaggiatore, ok. Di qua, visto c'è una cosa. Quanto cazzo sale? Altissimo, eh. Marissa. Ok, cazzo, è veramente alto. Ok, siamo qua fuori. Casa del piacere. Oh, ma salve. Benvenuto sul mio palco, piccoletto. Sono Marissa, cantrice di discreta fama, anche se, visto come hai ridotto questo posto, potresti far fatica a crederlo. Un tempo arrivavano in massa a sentirmi cantare, ma poi qualcosa è cambiato. Gli spettatori, una volta così estasiati, iniziarono ad andarsene. Io continuavo a cantare, ma la mia voce non giungeva alle loro orecchie. Magari ti va di sentirmi cantare? Saresti il primo da tanto tempo. Nessuno la sentiva, probabilmente perché è morta? Ok. Va bene, ok. Continuiamo la nostra esplorazione. Eccola qua, la nostra furfante. Ma salve, mio caro, che sorpresa vederti qui. Millibelle è la ladra, infatti. Stai cercando il tuo Igeo? Beh, ecco, è che è triste, ma non resta più niente. Tutto speso. I costi di gestione della banca possono essere molto alti, così ho dovuto addebitare una grossa commissione sul tuo conto. Tutto perfettamente legale, ovviamente, così che funziona il sistema bancario. Ecco, grazie per avermi fatto visita, ma ora dovresti prendere il tuo viaggio, no? Se mi lasci un po' di privacy, pensavo finito. Poi potrebbe rettermi tutto per te. Stronza. Stronza. Questi sono tutti i miei geo che avevo depositato, più qualcosina in più. Quindi ci prendiamo anche più di quanto ci avevamo depositato. No, cazzo, va troppo avanti però. Questo non doveva succedere. Dura fa questa cosa, proprio soddisfacente. Ok,
Ma finisce una certa o... Ok, basta, fatto. Ora posso continuare a farla rimbalzare per il mio piacere, ma... Stronza. Ok, basta. Ah, che bello che è stato. Ma qua da dove si sbuca? Si sbuca mica da... Guarda, che shortcut fighissimo. Possiamo anche rimuovere questo, direi. Ok. Ah, ho capito dove siamo. Figo, figo, figo. Ok, sono tornato a Pulveria perché finalmente dovrei avere abbastanza geo, in teoria, da fare questa cosa qua. Tantissime parti fa noi avevamo dato a questa qua uno dei nostri charm e lei se l'ha mangiato e ora voleva una vagonata di geo per ridarcelo. Ecco qua. Eccolo qua. Cuore indistruttibile. Ora, questo charm era, eccolo qua, come questi due, uno di quei charm che si rompono se ce li hai equipaggiati e muori. Però ha tolto questo limite, quindi adesso posso tenerlo equipaggiato ed è molto molto forte e non rischio più di perderlo. Aumenta la salute e permette di sopportare più danni. Io lo indosserei così quasi. Passo attacco rapido magari. O della forma di un... No, passo attacco rapido. Forte, attacco rapido, però... Voglio provare questo. Cioè, guardate quante maschere ho adesso. 9 maschere. Al posto di... Aspetta. 7. Cioè, ti dà 2 maschere in più. E non è che sono 2 maschere... Di quelle blu, perché di solito i charm ti danno maschere blu che poi non puoi recuperare curandoti. Questi invece puoi anche recuperare curandoti, è fortissimo. Ora c'è un luogo che vorrei visitare. Non sono sicuro che mi porterà, diciamo, qualcosa di fruttuoso, però voglio provare. Chi è che fa questi versi? Mi sa che qua non ci sono mai stato. Infatti, siamo sopra l'arena in cui abbiamo battuto Falso Cavaliere, il primo boss del gioco. Questo chi è? Che paura! Ah, avete capito chi è? Avevo ragione, io pensavo di trovarci un boss facoltativo qua e non l'avevo trovato nel cadavere del boss. E quindi pensavo... Ma infatti, sapete chi è quello? Quello era il corpo che stava dentro il falso cavaliere. Se vi ricordate, il fake knight, no, false knight si chiama in inglese, falso cavaliere appunto, era uno di quei esserini piccoli bianchi che si nascondeva in un'armatura gigantesca. E questo era uno di quegli esserini lì. Io adesso sto andando a battere un boss facoltativo che tendenzialmente dovrebbe essere difficilissimo. Eccolo qua. Ah, proprio così. Aspetta, aspetta. Wow. Ok. Difficile, difficile. Porca puttana. Non hai il tempo di respirare. E come si fa? Come cacchio fa? Dovresti farlo. Aiuto. Voglio provarci con un nuovo setup di amuleti. Mi ero accorto che il setup di amuleti che avevo non era quello che uso di solito per battere boss. Oh, questo che mi dà 2 maschere in più. Questo mi potenzia gli incantesimi. Questo che mi dà anime quando vengo colpito, perché non posso prendere anime attaccandolo, quindi. E poi questo che mi dà più cuori. Però non mi permette di curarmi. Ma tanto già non posso curarmi, non posso prendere anime contro di lui. Anzi, forse
Boh, forse tolgo anche quello che mi potenzia l'incantesimo. Vediamo se il charm che mi dà anime quando vengo colpito mi basta per... Ora come ora ho 13 maschere, che dovrebbe essere overkill. In verità no, però... Capite che in una battaglia dove non è possibile curarsi... Esatto, questo... Oh mio Dio, non lo sapevo! No, puoi sparargli addosso i sassi che cadono addosso. Ma allora, ma ditemelo prima, che cazzo, questo cambia tutto. Ma questo cambia tutto, che cazzo. Minchia, era tutto tranne che ovvio sta cosa. Ma dai, ma se poi non c'hai i massi che cadono da sopra. Allora non dico che è una cazzata, però rende tutto molto più facile. Vabbè. Vabbè, qui non sono concentrato. Sto proprio concentrato sui sassi adesso. Oh. Vedi, poi tirargli addosso i sassi, ma affanculo. Ok. Lo sto capendo un po' la battaglia, eh. Ok, molto molto meglio. Non ero mai andato così bene. Non ho mai avuto così tante maschere al secondo staggering. Ma dai, salta un po', ok. Merda, sono stato greedy. Qua sono stato lento. Ok. Oh, merda. Ok. Ok, si cade di sotto. Fatta? Ce l'ho fatta? Non mi ha ancora dato l'entry nel diario? Ok. Sì, cazzo! Bellissima! Acimi sbloccato, forza. La bramavo, la forza di proteggere gli altri. Quando ho visto quel cavaliere addormentato, al sicuro nel suo guscio corazzato, non è stata la pazzia a guidarmi, solo la mia brama. Ma alla fine, se la forza non può salvarti, cosa mai può farlo? Questo è lore, ragazzi, comunque. Ok, 300 anime. Il Baco. Membri più deboli del reame di Nido Sacro, solitamente disprezzati e costretti ai lavori più umili. Ottima fonte di dolce grasso, queste pavide creature sono perfette per fare scorta prima di un lungo viaggio. Squisite se rosolate sopra un falò. Se cercano di contattare per la loro vita, ignorale, non hanno nulla da offrirti. Mamma mia. Bellissimo. Sono sicuro che c'è almeno un altro di questi boss che posso affrontare e... Penso di sapere quale altro boss potrebbe essere. Anche se non ho minimamente idea di quanti minuti siamo. Ma dovremmo essere tranquillamente. Dovremmo avere tranquillamente abbastanza tempo per farlo. Esatto, questo è come si chiama? Il maestro delle anime. Quello che ci ha dato il B più giusto, sostanzialmente. E anche questo è un boss sogno. Vediamo com'è. Ho equipaggiato tutti i charm da battaglia, diciamo. Ok, si sale di qua. Eccolo qua, il tiranno delle anime. Urca. Cazzo. Ok. Mamma mia.
Brutale. Beh, questo attacco, ok. Wow. Ok. Mamma mia, quanto ne sto prendendo. Però secondo me contro di lui è il tempo di curarti, sai? Cazzo. Bastardi. Sì, secondo me contro di lui è il tempo di curarti. Più che altro... No, che bastardo! Più che altro non so quando dovresti avere il tempo di attaccarlo, ma di curarti hai il tempo, volendo. Bastardo. Cazzo. Bam. Cazzo. Ah, non mi aspettavo facessi quella mossa. Figlio di puttana. Ho preso due volte. Ci ho provato. Cazzo, non mi aspettavo facesse quella. Cazzo. Porto positioning. Ah, fanculo. Ok, seconda fase, ho tantissimi cuori. Mi sento una botte di ferro. Questi attacchi qua sono una cazzata da schivare, basta fare un dash. Sì, vabbè, gioco, ho dimostrato di saperli schivare. Ah, fuck, ho saltato troppo. Ok. Se la fase è tutta così non dovrebbe essere tremendamente difficile. Anche perché penso avevi già fatto un botto di danno. Oh oh. Battuto? Ce l'ho fatta? Sì! Ah,
bellissimo. Ok, spiegami la tua lore. Nei miei sogni l'ho vista, la salvezza del reame, la cura per la pestilenza, la risposta nello spirito che anima i nostri corpi. Ma il re, perché? Si è opposto ad ogni mia idea, la sua gelosia, la sua pazzia, ostacolandomi, mi ha derubato della mia immortalità. Ora il re e il suo reame sono morti, ma io vivrò per sempre. Bellissima, ragazzi, sta parte mi sta piacendo un sacco. Stiamo facendo un sacco di boss facoltativi molto difficili, molto impegnativi. E possiamo togliere dalla mappa anche questa spilla qua. Ok, non mi vengono in mente altre. Altre cose, altri boss che abbiamo battuto di cui abbiamo un sogno. Abbiamo fatto. Aia, il Broken Vessel. Abbiamo fatto il Falso Cavaliere. Abbiamo fatto il Maestro di Anime. Che altro ci potrebbe essere? Non mi viene in mente altri boss forti che abbiamo ucciso. Boss importanti. Perché Ornette non conta, non è morta. Che altri boss sono stati? Boss comunque obbligatorio della storia, perché poi ne abbiamo battuti anche altri facoltativi, ma non penso che quelli contino. È vero, non ho la spilla che mi dice in che punto sono. Penso di dover scendere, però. Allora, non so quanti minuti ci rimangono di video. Penso pochi. Non lo so, potrei sbagliare. Potremmo essere a 12 minuti come potremmo esserne a 18-19. Faccio una cosa. Perché se non sbaglio posso andare a prendere un altro potenziamento della culla dei sogni. Se non sbaglio. Quindi andiamo a prenderlo subito. Allora. Perché se non sbaglio cos'è? Ci ha chiesti 1900 di anime? Di essenza volevo dire. Più di 1500 addirittura? Quasi pronto per il risveglio. Non so cosa ti guida o cosa ti spinga davanti, ma una volta che avrai raccolto 1800 essenze sono qui ad attenderti. Accetta questo dono. Qui questo dono. Lo potevamo prendere così tanto tempo fa. Mamma mia. Da un sacco di tempo potevamo prendere questa maschera. Ma davvero tanto. L'ora del risveglio. L'essenza che ha raccolto. La speranza che ancora vive in questo antico reame. Puro potenziale. Lascia che scorra attraverso te fin dentro la culla dei sogni. Solleva la tua arma, Araldo. Risvegliati. Cioè? Aculeo risvegliato dei sogni. Caricare e sferrare un colpo con la culla. Alcuni sogni sono stati potenziati. Ora puoi penetrare anche nelle menti più salde. E a me ne viene in mente una. Quella che c'era nell'antico bacino. Risveglia, achievement sbloccato. Oggi stavamo sbloccando achievement come. Nessun sogno poi c'era sotto sguardo ora. Potrei scrutare nei posti più scuri. Dovrei solo trovare la giusta fessura. Che ne fai di questo potere, Araldo? Di quali ricordi andrai a caccia? Fa come credi, io ho mantenuto la mia promessa, che il tempo possa spazzare via i crimini della mia tribù, così come ha spazzato via questo intero reame. Per esempio la tua? No, beh, non sei niente, ok. Sei completamente risvegliato, eppure tu continui a raccogliere essenze. Ti ho forse trasmesso una specie di ossessione? Continua così allora, io attenderò paziente e seguirò i tuoi progressi. 2400, non ho altri doni da darti, ma avrei dimostrato di essere l'araldo che la mia tribù attendeva. Pieno di vecchi ricordi, sia splendidi che grotteschi. Cercali, rivelali e raccogli nelle essenze. Cazzo, 2400 non è tanto. Cioè, non ci manca tanto. Ci manca tipo cosa? 80? Sì. Ok. Considerando il fatto che non so quanti minuti siamo, io ci tengo troppo andare a fare subito quella cosa. Voglio andare nell'antico bacino per provare la culla dei sogni risvegliato contro quel cadavere che non reagiva pienamente alla culla. Questo qua. Vediamo se succede qualcosa adesso. Ok, sì. Ok, mi chiedo se questo sia necessario per la trama. Non ne sono sicuro. Anzi, penso di no. Motivo in più per cui. A cosa mi eccita particolarmente? Se è un'altra battaglia boss, godo. Oh! Senza preavviso, senza una musica prima, non. Non ci viene neanche presentato come boss. Che
è questo? Chi è questo? Sono curioso di saperlo. Automa reale. Congegno posto a guardia del palazzo di Nido Sacro. Abile nel combattimento con la martiglio ricurvo. La sua pesante armatura bianca protegge un fragile corpo. Ce n'è ancora uno. Facciamolo subito sta cosa, raga. Quella transizione che ha avuto era particolare. Questo è un posto sicuro. È un posto sicuro. Il palazzo bianco. Dovrebbe essere il palazzo del re. Cazzo. Non sono nemici, tu puoi uccidere. Non dirmelo. Che bella sta panchina. Comunque l'ho detto, quell'essere era molto probabilmente collegato al re. È una guardia reale. Salto della fede. Allora, probabilmente si fa così, guardate. No. Ok. Beh, comunque però il gioco presuppone che tu abbia un sacco di abilità in movimento, quindi sicuramente è una cosa che tu dovresti fare molto tardi nel gioco. Lì bisogna scendere da sopra, probabilmente. È un'intera area nuova, ragazzi. Cazzo. Ok, ok. Immagino non avremo una mappa di quest'area e non la troveremo, perché la cima ci ha detto che abbiamo preso tutte le mappe del gioco. Cazzo. No, si può fare, secondo me si può fare. Sì, si può fare. Che cazzo? Per un attimo la sua forma mi aveva spaventato. Per un attimo ho pensato fosse un nemico. Cioè, all'inizio pensavo fosse qualcosa che ti dava anime, come effettivamente era. Poi, dopo aver visto la sua forma, ho pensato fosse un nemico, perché non è una forma normale. Un altro di questi, eh? Beh, non è in realtà particolarmente... Il primo non è stato particolarmente impegnativo. Infatti. Automa reale, congegno posto a guardia del palazzo di Indosacro. Abile nel combattimento con il martiglio ricurvo. La sua pesante armatura bianca protegge. Vabbè, cosa avevo già letto? Cazzo faccio. Dicono che il vecchio re sia morto tempo fa, ma la sua influenza ancora permea il mondo in cui viviamo. Una creatura simile, chissà cosa mai desiderava. Ok. Quindi si pensa che il re di Indosacro sia morto. Non sappiamo molto sul re di Indosacro, in verità. Per questo sono curioso di saperne di più. Probabilmente potremmo anche essere intorno ai 24-25 minuti, raga. Cosa abbiamo attivato? Oh, no, cazzo, sono finiti qua. Questo? Cosa ha aperto? Proviamo a fare il salto. Ok, no, non funziona. Sono confuso su dove debba andare ora. Forse abbiamo aperto quelle porte che c'erano lì a sinistra. Forse non bisogna entrare dall'alto. Infatti non è uno shortcut, è un ascensore questo. Ok ragazzi, tensione a mille. Mi piacerebbe avere una panchina adesso però. Io mi aspetto una battaglia boss. Aspetteremo maestà. Ma questi fanno male. Però li posso uccidere. Servitore reale. Servitore del re più reali, più leali e devoti. E hanno degli NPC che avremmo potuto benissimo non uccidere. Non è che... Ragazzi, secondo me si inchinano perché ho il marchio del re. Secondo me è così. Secondo me se non avessi il marchio del re non si inchinerebbero. Le creature più deboli e semplici trovano la loro forza nel costruire un nido e nel sottomersi a un,
sottomettersi a un sovrano. Queste creature diventano le braccia, i denti e gli artigli del monarca. Però se voglio sapere cosa c'è a sinistra. Ok, un'altra. Probabilmente questa zona non riusciamo a esplorarla tutta in questa parte, perché sembra essere molto vasta. Quindi termino qui la parte numero 39 dell'Let's Play di Hollow Knight. Se vi è piaciuto il catapulto, un saluto e vi saluto, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.